L'intendimento era quello di offrire con questa chiacchierata un contributo al perennialismo. E questo contributo parte un po' da lontano, nella misura in cui proporrò un argomento che credo non sia estremamente sviluppato negli studi, il tema dei calendari preistorici, in particolare dei calendari lunari, quelli che ha studiato Marshak, per intenderci, e soffermandomi in particolare su un segno che rega uno di questi calendari, che è un accento circonflesso, che ha un grandissimo significato, come poi cercherò di dimostrare nella chiacchierata. Per quanto riguarda il perennialismo, due parole di introduzione molto alla buona. Sappiamo che il perennialismo come termine è recente, però si può fare riferimento al tema della filosofia perennis del vescovo Agostino Steuco, che fu strenuo difensore del cattolicesimo, del primato della Chiesa di Roma nei confronti del protestantesimo al Concilio di Trento, e dedicò un libro dedicato alla filosofia perennis proprio al Papa Paolo III. In questo testo, detto brevemente, l'autore intendeva sottolineare come tutte le tradizioni precedenti al cristianesimo, e quindi insieme a Platone, Plotino, Aristotele, insomma tutti quelli che ci ricordiamo più o meno, Filone, partecipassero di questa condivisione della verità anche alcuni testi francamente, come posso dire, che oggi sarebbero imbarazzanti, quali gli oracoli caldaici, i libri sibillini e addirittura i libri ermetici. Del resto Steuco era un umanista, viveva in quell'epoca di grande apertura verso il paganesimo, verso le discipline, la fresca teologia, e quindi trovò sponda anche perfettamente nell'ambito ortodosso. Diciamo che in parallelo quest'opera è stata anche ripresa in Iran da Suravardi, che ha considerato libri sacri, oltre le sacre scritture, naturalmente. Ci siamo? Qualche difficoltà, forse. Vabbè, posso continuare a esporre. Anche tutti i libri della filosofia greca. Il termine poi non si è spento, ha avuto vari altri, come posso dire, interpreti nel corso dei secoli, ma il tema è esploso di nuovo nello scorso secolo con un gruppo di studiosi, chiamiamoli così, filosofi, metafisici, come vogliamo noi, che più o meno tutti conosciamo, almeno qui sono stati nominati moltissime volte a Simmetria, vale a dire Genon, Schuon, che è della filosofia perennis, ha fatto il suo, come posso dire, motivo di studio fondante, Evola, ecco qui, e ulteriormente Komarasvami, tutti autori che hanno scritto, hanno scritto nello scorso secolo, ma parecchi sono morti nella prima metà. Komarasvami credo che sia morto nel 1947-48, Genon nel 51, Schon è vissuto molto più a lungo perché intorno agli anni 90 è passata a miglior vita, però il suo testo fondamentale è nel quale espone questa sua idea base è del 48, quindi a metà dello scorso secolo. E Evola credo che sia morto intorno tra gli anni 60 e gli anni 70. Komarasvami in particolare brilla in questo gruppo di studiosi per il carattere di scientificità che ha inteso attribuire alle sue ricerche. Infatti chi legge un libro di Komarasvami si troverà di fronte a un apparato di note talmente poderoso da non poterlo neanche gestire per la complessità dei riferimenti che ci sono in continuazione. E Giovanni Monastra, che è un interprete del pensiero di Komarasvami, in una recente e postuma pubblicazione dello stesso, ha scritto queste parole. Proprio per il suo capillare metodo comparativo intendeva fornire esempi e prove di tale sotterraneo ma evidente
legame spirituale che accomuna le differenti manifestazioni storiche, purché in ordine alla loro essenza. Quindi torna il tema della verità condivisa fra le diverse tradizioni, che troverebbe scaturigine in una fonte primordiale, come di cui le singole manifestazioni storiche sono come le luci di diverso colore che passano attraverso un prisma ottico. Ognuno adatta il suo periodo storico, ogni tradizione si adatta al periodo storico e alla capacità spirituale di quegli uomini. In questo senso, quindi, anche il Corano, che sarebbe l'ultima rivelazione, sarebbe adatta a una tipologia umana successiva ai cristiani che ascoltarono e accolsero l'insegnamento di Cristo. Per aggiungere un argomento a questa dichiarazione, mi rifaccio a una critica di Marco Todi, che è un autore che ha scritto qualcosa per Simmetria di alcuni articoli, e lui scrive: a parere di chi scrive, il principale tallone d'Achille dell'orientamento tradizionale, perennialismo, consiste nell'impossibilità di dimostrare l'unità trascendente delle religioni, cioè la formula di Schuon, da cui muove tutta l'opera di Schuon, per l'appunto, che è del 48. Ora, ho fatto riferimento alle date di scomparsa di questi interpreti della tradizione primordiale, perché non per voglio criticare Todi, però volevo aggiungere due punti che a me sembrano essenziali. Primo, quando ho parlato di Kumarasvami, sottolineavo che lui accostava le diverse manifestazioni storiche e quindi non era in grado, non voleva, non poteva spingersi, se non con la mitologia, in periodi pregressi. Todi, a sua volta, parla di impossibilità di dimostrare l'unità trascendente delle regioni, ma si ferma evidentemente al periodo storico. Ora, durante l'intervallo che intercorre dalla contemporaneità alla scomparsa di questi interpreti del pensiero tradizionale, sono uscite una serie di pubblicazioni che sarebbe stato meritevole prendere in considerazione in rapporto al perennialismo o tradizione primordiale, che non sono equivalenti, ma adesso differenze non ci interessano. E io alludo fondamentalmente a un testo a me molto caro, che è il Mulino del Mledo di De Sant'Illaca von Degen, perché De Sant'Illaca von Degen hanno scritto alcune pagine che mi sono rimaste impresse in maniera direi indelebile, quando, parlando delle antiche religioni storiche, egizi, babilonesi, sumeri, fanno sempre notare che i redattori, in forma scritta, delle loro tradizioni, fanno riferimento sempre a una tradizione passata della quale si sono perse le tracce. A un certo punto De Sant'Illana, cioè entrambi, Sant'Illana e von Degen, dicono la polvere dei secoli si era depositata su queste, dico un po' a memoria, non me la ricordo in maniera calligrafica, si era posata da tempo sulle vestigia di queste antiche tradizioni. E a parte questa affermazione, oggi noi possiamo dire di avere, posso affermarlo, delle prove che esiste una quantomeno condivisa grammatica per quanto riguarda la tradizione primordiale. E alludo fondamentalmente a quelle cose che qui a Simmetria si sono dette sempre, spessissime sempre, e che io stesso da discente ho accumulato nel corso della frequentazione, e vale a dire la geometria e i numeri, perché quando troviamo, che ne so, a Stonehenge, adesso non voglio fare il misteriosofico perché Stonehenge si sa che, ma dico quel luogo per dirne tanti altri, abbiamo che solo a quella latitudine si realizza tra le quattro pietre centrali, la 91, 92, 93, 44 e 94, un rettangolo pitagorico,
E poi ritroviamo questa stessa struttura in edifici precolombiani, quindi ancora prima che ragionevolmente possa essere stato un contatto tra queste civiltà. Quando troviamo gli stessi disseminati triangoli pitagorici, che a numeri interi, quindi sono un numero delimitato, nelle strutture megalitiche, dobbiamo necessariamente pensare, quando troviamo che certe circonferenze sono uguali ai quattro angoli della Terra, quando, come hanno rilevato Schwanner de Lubitz insieme a Stella Kramisch, che si era occupata del tempio indù, sono arrivati alla conclusione che determinate regole costruttive erano comuni alle due civiltà egizia e indù, che traevano fonte poi dall'altro da lì, da cognizioni ancora più arcaiche, dobbiamo necessariamente sospettare, senza per questo essere senza per questo cedere alla fantasia, che veramente un'antica sapienza ha unito il mondo, perché altrimenti non saprei proprio come spiegarmi la diffusione in maniera così totale delle stesse regole numerico-geometriche. Allora, a questo punto farò vedere un'immagine, ecco, cambiando completamente sembra scenario. Allora, questa riprendo quindi Kumaraswamy. Questa immagine è tratta da un articolo di Kumaraswamy che mi è pervenuto tra l'altro molto provvidenzialmente. Adesso non sto a spiegare come, ma effettivamente sono quelle circostanze nella vita nelle quali pensi che c'è. Allora, quella chiacchierata la devi fare, perché visto che è arrivato in questo modo inaspettato. Allora, l'immagine è tratta da un articolo di Kumaraswamy che si intitola così: Quaya Kadir, il Kirid, sono termini un pochino equivalenti, adesso non sto a spiegare la diffusione della figura del personaggio, che in diverse culture, tra l'altro sia presso musulmani che presso gli indù, è venerato come santo, come profeta, insomma, lo dico in maniera molto spiccia. Il titolo, ripeto, è Quaya Kadir, ho perso la filica, e la fonte della vita nella tradizione dell'arte persiana è Mogur. Uno dirà, ma stavamo parlando di preistoria, adesso che c'entra questo articolo? L'articolo, come dicevo, come tutti gli scritti di Kumaraswamy, è zeppo in una maniera esagerata di riferimenti, intrecci, incroci, citazioni, per cui è anche difficile spiegarlo e dipanarlo. Quindi ho nucleato nelle tre immagini che proporrò alcuni temi essenziali. Il tema essenziale è qui, troviamo quest'uomo verde, questo profeta, noi inquadriamolo tra i profeti o tra i santi, come vogliamo, che è disinvoltamente trasportato su uno strano pesce quasi sorridente, non so identificare la specie, e viene condotto sulle acque. Le acque, secondo l'interpretazione di Kumaraswamy, rappresentano la possibilità universale, per cui se il pesce è in grado di muoversi come vuole lui nelle acque della possibilità universale, possiamo pensare che sia stato utilizzato come simbolo un pesce, quella categoria di pesci che sono pesci anadromi, perché risalgono la corrente, tra cui la butto lì, poi sarà oggetto di particolare attenzione. L'anadromo per eccellenza è il salmone, e non solo risale la corrente, ma la percorre anche in salita il suo percorso per andare la femmina a deporre la uova e il maschio a fecondarla. Passiamo alla successiva. Qui c'è un'altra immagine in cui addirittura un piccolo pesce ne è venuto in mano, quasi a sembianza di bussola. E poi quella successiva ancora, ecco, questa ci introduce a un altro tema, sempre legato a questo pesce. Immaginiamo che siano Mosè ed Elia, perché in un certo contesto questi sono i personaggi, che si nutrono di questi pesci. Allora, questo nutrimento, nei vari contesti in cui, in quello celtico, in quello
in quello musulmano, in quello, insomma, in tutti i contesti in cui vogliamo fare un'esplorazione, ha due caratteristiche: il pesce mangiato o magari appena assaggiato con felice, o vita eterna e insieme sapienza o sapienza, oppure il pesce già cotto se viene buttato nell'acqua ritorna a vivere. Mi ricordo anche una scena di tanti anni fa di un film di Liliana Cavani, Milareba, nel quale c'era un personaggio... Una roba. Nel quale io adesso me la sono come un flash, mi avevo in mente, il quale mangiato il pesce lo rimetteva in acqua, una volta che era rimasto la sola lisca, e questo si rigenerava, e più o meno diceva una frase, chi sono io se mangio la vita, se non posso ridare la vita, più o meno era un discorso del genere. Quindi sulla relazione mi sono permesso di scrivere, per quello che ho trovato, una decina di pagine sulle caratteristiche del salmone. Ne anticipo qualcuna, perché poi con i tempi non si sa mai dove si va a finire, qui si fa prendere dei paralleli sull'importanza che il salmone ha nella Bibbia. Qui io riporto sia le parole di Greve, o non so l'inglese quindi non so bene come si pronuncia, che aveva scritto sulla Dea Bianca a proposito della relazione tra diversi personaggi, a Salomone, che tra l'altro era regimatore di acque, e Samuele e altri personaggi il cui nome sembra derivare da Salmone, quindi Salomone è re, quindi il salmone è notoriamente un pesce regale, tra l'altro verso i Celti è legato al cinghiale, che è l'animale polare verboreo, quindi il salmone è lo specchio acquatico di quello che è il cinghiale. Allo stesso modo, in un altro articolo di Edoardo Ciampi, ho trovato un riferimento alla relazione che rega il salmo, cioè il salmo della Bibbia, al salmone. E Edoardo Ciampi dice: come il salmo sale verso il cielo, come così il salmone risale alla corrente. Allora, questo è il nucleo che mi ha fatto scattare la molla di quello che adesso andrò per dire. Facciamo un vorticosissimo salto nei secoli e piombiamo in pieno Aurignaziano. Aurignaziano è l'epoca preistorica proprio del Cro-Magnon, cioè i primi cromagnoniani hanno creato la cultura aurignaziana. La tabella ce ne mostra la diffusione, noi ci occuperemo dell'area che più o meno comprende i numeri 6, insomma la Francia verso sud occidentale, ecco, per dirla così, senza tanti particolari. Procedi. Oh. Prima dell'Aurignaziano, quindi dell'Elleno del Paleolitico, noi che saremo gli Elleni del Paleolitico, per questi luoghi ghiacciati viveva questo simpaticissimo cugino che è l'uomo di Neanderthal, che naturalmente non ha nulla a che fare con il canone di Policleto, con altri canoni estetici, perché come vedete ha caratteristiche ben differenti. Non parlerò del italiano, per il quale ho una grande simpatia, però che non ha lasciato grande cultura materiale alle sue spalle, però è stato l'uomo che ci ha in qualche modo, se la vogliamo mettere in termini cronologici, trasmesso la nozione di anima, perché il neandertaliano è un po' come l'egizio, cioè aveva un interesse peculiare per i propri morti, per cui sono state ritrovate numerose sepolture neandertaliane, e in questa area di cui ci occuperemo c'è il famoso deposito della Ferrassie, che è praticamente sta in una forbice temporale da 54.000 a 40.000 anni fa. Quindi questo signore si sovrappone ai cromagnoniani. Difatti, nonostante l'aspetto non propriamente accattivante, ci siamo mischiati con lui, quindi portiamo, forse già da molto tempo prima, portiamo nel mitocondrio le tracce di questi accoppiamenti preistorici. Tra l'altro
tanto per volerci insegnare qualche cosa, era un uomo che non solo si curava dei morti ma anche dei vivi, perché sono testimoniati dei neandertaliani con gli arti invalidati, che però non sono morti a seguito di quella invalidazione, quindi non sono stati lasciati lì, ma sono stati evidentemente trasportati a spalla, presi per su, insomma, con qualche maniera, da un luogo all'altro, e quindi hanno continuato a vivere nella propria famiglia, quindi non c'è stata una selezione naturale secondo i criteri. Quindi dicevamo che quest'uomo è convissuto in quei luoghi che adesso andrò a vedere più minutamente, è che l'area della Vézère, che è veramente un deposito straordinario di preistoria in Francia, perché ci sono varie epoche e culture che si sovrappongono con testimonianze tutte interessantissime. Possiamo andare avanti. Allora, l'uomo di cui il cromagnoniano, il nostro diretto ascendente, ci ha lasciato notevolissime opere artistiche, che naturalmente io accenno soltanto per fare semplicemente un inquadramento, per dire chi era costui, Carneale, chi era costui, chi era quest'uomo vignaziano. Questa per esempio è stata trovata in terra germanica ed è una zana di mammut che si era frantumata completamente e che anzi tantissimi archeologi della locale università hanno ricostruito tra mille frammenti. È la più antica statua che si conosca, siamo successiva. Questa invece settecentissima signora è la prima statua femminile, e reca, come di tutta evidenza, dei tratti estremamente marcati della femminilità, e quindi anche l'evidenziazione dell'area vulvare indica questa tendenza, che è un po' di tutta la preistoria, a rappresentare con queste forme esagerate la capacità generativa femminile. Almeno questo valore si attribuisce a questo tipo di stato. Se ci spostiamo un po', andiamo a Chauvet, che è una grotta scoperta di recente. E qui, francamente, comincia un po' l'imbarazzo, perché, come potete vedere da voi, nessuno di noi forse è storico dell'arte, non lo so, immagino, ma la rappresentazione di questi leoni, che erano senza criniere, leoni delle caverne, è assolutamente straordinaria per tutta una serie di motivi che adesso non è che mi metto a fare sgarbi, insomma, no? Per la vividezza dei colori, per l'espressione e poi per certe caratteristiche che sono proprio dell'arte preistorica, che in questa è unica. Tra l'altro dobbiamo immaginare che questa è una superficie scabra e quindi non è una tela nella quale dipingere agevolmente. Quindi sembra, almeno l'impressione che se ne trae, è che quelli più formati d'accordo sono evidenti rappresentazioni, ma altri sembrano quasi suscitare dalla roccia, sembrano quasi uscire fuori. Andiamo nella prossima. Così come in questa rappresentazione, anche qui si vede una fauna ricchissima, che poi c'è l'idea, ci dà l'idea dell'habitat completamente trasformato. Ho parlato del leone delle caverne, qui troviamo mammut, troviamo i rinoceronti, l'uro, che era un animale molto più grosso del bisonte attuale. Procediamo. Questa è una tabella comparativa, ci tengo a mostrarla, anche se proprio più asimmetria credo di averla presentata, perché nella parte sinistra si vede la temporalizzazione, l'evoluzione dell'arte rupestre secondo uno studio lunghissimo che ha potuto fare André Leroy Guren, in cui, proprio servendosi di una testa di cavallo come paragone, è riuscito a sistemare nell'ordine evolutivo che tanto ci piace l'evoluzione dell'arte rupestre. Quindi vedete che parte dall'aurignaziano con la testa di cavallo molto rozza in basso e finisce nel maddaleniano, dove l'arte rupestre praticamente si estingue per morte naturale, con la testa precisamente disegnata. Quello che vedete alla destra, cioè la foto, è tratto da Chauvet, e tra l'altro da lì non è neanche messa bene, perché dovrebbe stare ancora sotto.
in quanto è addirittura precedente il 30.000 avanti Cristo. Quindi questo è un mistero, un enigma, come vogliamo, che a me personalmente appassiona molto, no? Perché se prima abbiamo il neandertaliano che non divince quasi niente, poi abbiamo questo disegno di testa di cavallo molto approssimativo, bambinesco, infantile, come ha fatto, da dove è uscito questo cavallo perfetto, anzi due teste di cavallo perfetti, praticamente perfetti, non si sa quale modello fare riferimento perché esce così, improvvisamente. Quindi ciò ci stupisce molto, perché uno dice, oibò, c'erano i primi, ma erano stati pure i più bravi. Quindi anche qui c'è un processo di decadenza, sembrerebbe da dell'oro e poi si torna indietro. Naturalmente questa è una battuta, non è che possiamo dire niente di quello che non sappiamo. Però è una cosa che lascia francamente molto perplessi. Però quello che, almeno per quanto riguarda le mie considerazioni, mi porta giovamento, è che sappiamo che quest'uomo sapeva maneggiare molto bene i suoi attrezzi di lavoro, ed era anche un grande musicista, perché sono stati trovati, come in tutte, anche presso i siti neandertaliani, una quantità di strumenti musicali basati su percussioni, fischi, quindi abbastanza semplici da, tra virgolette, popoli primitivi, ma anche un flauto pentatonico, che c'è una dimostrazione proprio in un film che tratta dell'archeologia, e così si vede l'archeologo che suona l'inno americano con questo flauto preistorico. Quindi evidentemente l'orecchio musicale di questi signori, sempre facendo paragoni col mondo contemporaneo, adesso lasciando perdere altri 10.000 anni, cose di riferimento, era molto affinato. Come allo stesso modo troviamo nei depositi una grande quantità di oggetti che sembrano frivoli, cioè di gioielli, di monili femminili, fatti con i più svariati materiali, tra cui appunto l'osso di salmone di cui si parlava, possiamo procedere. Allora, salmone per salmone, finalmente andiamo, ci vado di corsa, all'epoca quando ciò... Oh mamma mia, non ho detto niente, scusa. Allora, di corsa, vabbè, che vi devo dire? Adesso lo leggerete sulla relazione. Andiamo ancora giù, saltiamo tutto. Ecco, fermiamoci, no, a quella sopra. Grazie. No, ecco questa qua. Allora, il tema era calendario lunare ferroliniano. Nel 1973 un dilettante, un giornalista dilettante, ma molto accreditato, Marshak, propose una tesi rivoluzionaria, cioè che questo e gli altri che stavano prima, che non ho potuto far vedere, anziché a filatoi preistorici, fossero calendari lunari. Andiamo avanti. Lui se ne appassionò talmente tanto, questo, vedete le dimensioni di quello che verrò successivamente, è molto piccolo. Perché poi praticamente la superficie utilizzata è la metà. Andiamo avanti. Si appassionò di questo in particolare e disse una cosa rivoluzionaria, cioè che questo era un calendario lunare che partiva dal punto sul proprio impuntatore. Non lo prendo. Vabbè, allora ve lo dico in un attimo, che contemplava le elevate. Ce l'abbiamo, ma è anti... Non lo prende, se non sbaglio. Che comprendeva le levate lunari, partendo dalla prima, che è fatta a forma di accento circonflesso, non so se si vede, e a destra c'erano i pleniluni, mentre a sinistra c'erano tutti i nuovi luni. Andiamo avanti. Vabbè, guardi, su questo ci vorrebbero solo 10 minuti per dire tutti gli assi di orientamento che c'è. Andiamo avanti, vi faccio vedere solo come è passato il tempo. Comunque dobbiamo andare avanti, non ci deve essere un po' di mezzo che abbiamo soltanto. Allora, aspetta, torno indietro. Allora scusa, andiamo giù, ma sono sbagliato. Giù. Quelli che vi ho fatto, quelli che sono scorsi, ancora giù. Ecco, questa qua.
Allora, gli studi di Marshall sono stati ripresi da una un'astronoma, Chantal Hugo-Tietz, che è una signora francese, una dottoressa francese, che vive praticamente circondata dall'archeologia preistorica e soprattutto dall'archeastronomia preistorica. Lei si è ristudiata tutto il calendario, però ha demolito completamente la tesi di Marshall, che tra l'altro aveva fatto quel libro per la NASA, perché la NASA aveva messo un libro sulla Luna, quindi ci aveva aggiunto questo paragrafo iniziale per dire come siamo stati bravi così, e un paio di libri oggi siamo. Invece questi erano più bravi di quelli della NASA, perché sono riusciti a realizzare quell'alfarino che avete visto, che è stato fatto con 21 punte di, su un osso, 21 punte di materiale diverso, da parte di un'equipe, perché le mani sono differenti, utilizzando una sequenza bustrofenica di incisione, mettendosi esattamente, perché lì stavano a 45 gradi sulle 45 gradi di latitudine, quindi stavano a metà esatta misurata col GPS. Non è fantarcheologia, perché uno va lì col GPS e lo potevano misurare. Purtroppo non posso dirvi come, perché si misura con semplice bastoncino, perché quando l'altezza dell'ombra è uguale all'altezza del, si sta all'equinozio, all'equinozio di primavera, e questo parte dall'equinozio di primavera. La prima incisione, quella che vedete con l'accento circonflesso, è l'unico momento in cui il Sole, in un ciclo metonico, perché il ciclo metonico si dice sia stato scoperto da Metone, che era un astronomo dell'età periclea, quindi a quell'epoca, anche se poi i calendari ebraici e babilonesi erano rettificati col mesembolismo, quindi era comunque corretto, quindi era una conoscenza. Poi c'erano altre immagini preistoriche che vi volevo mostrare, che mostrano come il ciclo metonico poteva essere già conosciuto nel Neolitico. Forse possiamo fare una scorsa e lo vediamo giusto per suggestione. Andiamo un po' giù, vediamo un po'. No, lascia perdere, torniamo su, grazie. Ecco, rifermiamoci qui. Ora questo calendario abbraccia, vuole collegare insieme il periodo, non vi dico come, il periodo sinodico e il periodo siderale della Luna. Il periodo sinodico è quello che si compone di un numero di lunazioni che partendo, che non so, dalla Luna Nuova, torna alla Luna Nuova, è 29,5 giorni. Mentre il mese siderale, la rotazione della Luna intorno alla Terra, è 27,2 giorni. Ogni anno sono circa 2 giorni e mezzo di differenza, in 2 anni naturalmente sono 5. Questo abbraccia 2 periodi sinodici. Questo è minutamente regolato all'ovest, perché la Wolkefitz, come vedete in alto, ha segnato i dati in azimut. Quindi questi hanno lavorato su una croce così. Faccio un favore a Claudio, mi porgo questa notizia. Hanno lavorato su una croce, esattamente su una croce. Tra l'altro, questo non ho avuto modo di dirvelo, poi concludo. Il calendario rega i bordi 3 dentellature. La prima è di 30 giorni, la seconda è di 12 giorni, che è un mese, e quella inferiore è di 19 anni, che è il tempo dell'anno metonico. Quindi per costoro l'anno metonico era un anno particolare, un anno nel quale si realizzava una certa cosa con i salmoni, che non vi posso, non ho tempo di dirvi, ma questo è un altro calendario, questo lo sta studiando l'autrice, ma ancora ha solo pubblicato, è il calendario L'Arte, sono stati trovati insieme. Quindi su questo c'era da parlare per tanto tempo, forse noiosamente, magari per dettagli tecnici possono risultare insignificanti, la morale, la conclusione è che questi antichi nostri predecessori, che vivevano in una dimensione, come posso dire, naturale, estremamente disagevole rispetto ai nostri tempi, perché basti pensare che sulle Alpi c'era una coltre ghiacciata di 2 chilometri circa, quindi il freddo era intenso, e queste osservazioni le hanno fatte in piena notte, cioè questa è un'osservazione in altezza e in azimut della Luna, è un'osservazione molto particolare. L'asse verticale segna la differenza tra
la luna che sta sopra l'equatore celeste e la luna sotto l'equatore celeste. Queste cose sono state fatte, sono state sperimentate in loco dall'autrice, non sono fantasie. Quindi questo richiede di avere, di possedere una mente altamente razionale, una grande capacità notativa e di linguaggio, anche perché, ripeto, con tre strumenti molto semplici, i bastoni di comando, un disco su una ruota e un altro strumento che non vi ho potuto mostrare, ma in cui è disegnata precisamente una squadra, erano in grado di effettuare tutte queste misure. Il resto, per chi avrà passione, pazienza e voglia, lo potrà leggere sulla relazione. Vi ringrazio dell'attenzione e spero di essere stato.